Ciao Fabrizio. Ciao. Senti, hai 5 minuti, devo parlare. Certo, va bene. Quando sei uscito? Ieri mattina. Così tu vivi ancora spacciando il fumo che compri dagli extracomunitari per strada? Sì. Finalmente grandi cose per noi. Ho pensato tanto a questo tempo se ne stato io. Cose di che tipo? Hai presente il boss Bonanno, quello che comanda questo quartiere? Voglio entrare a fare parte della sua organizzazione. Questo Bonanno è un tipo molto potente e ha agganci con la mafia di qui e anche dell'estero, come New York. Ma ti pare che uno come quello si mette con dei morti di fame come noi? E poi questa squadra chi sarebbe? A trovare i ragazzi ci penso io. Devo solo riallacciare i contatti che avevo in tempo. In un paio di giorni metto su una batteria che farà suonare tutta la Sicilia. E poi andremo da Bonanno a parlare. Anzi, ci andrò io di persona. Ma Bonanno non è uno che si accontenta di spacciare un po' di fumo. Appunto, dietro di lui ci sono i soldi veri. E non che i quattro spiccioli che si fanno con un po' di fumo. Se questo affare ci riesce, la nostra vita cambierà da così a così. Ho in mente grandi cose. Allora fatti tenere pronto, mi faccio io, ok? Va bene. Pronto? Pronto Riccardo? Ciao, sono Nino. Nino Nicolossi, ti ricordi? Senti, devi organizzarmi un incontro con i ragazzi. Sì, c'è lavoro per loro e anche per te. Va bene? Ho capito, va bene. Ciao Nino. Va bene, ok. Ciao Riccardo. Ciao. Ciao, ciao. Tutto a posto. Ho telefonato a Riccardo e gli ho detto di tenere pronti i ragazzi. E adesso che cosa ti fa? Adesso dobbiamo solo parlare con Bonanno. Il più presto possibile. Penso che ci andrò stasera. Stai tranquillo, è tutto a posto. Thank you.
Sì? Vorrei parlare con Bonanno. E che devo dire? Nino Nicolosi. Ok. Domenico, c'è un certo Nicolosi. Fallo passare. Va bene. Spero che sia importante, perché non c'ho tempo da perdere. Non se ne pentirà, signor Bonanno. Questo è il mio numero di telefono. Vi faccio sapere lei. Vabbè. Arrivederci. Ah, un'altra cosa. Non mi fottere e non provare mai non mi fottere. Bonanno ci ha dato carta bianca, ha accettato le nostre condizioni. Stanotte al molo arriveranno 10 kg di cocaina purissima. Mi ha dato il compito di prenderla e di portarla a chi la deve raffinare. Incominceremo con quella. Anzi, Riccardo, trova qualcuno che mi può accompagnare stanotte, va bene? Va bene. Una volta che la roba verrà raffinata, tu ti occuperai della zona del porto. Tu delle scuole e io mi farò i quartieri popolati dai figli di papà, che allora la droga non manca mai, la cercano sempre. Sai come sono i ragazzi siciliani? Più soldi hanno e più roba vogliono. E adesso? Cosa si fa? Adesso festeggiamo. Thank you.